Pronto, prova, mi si sente? Benissimo. Signore e signori, buonasera dal palazzetto Cheope in Casagrande, Reggio Emilia. Siamo tornati quindi per vivere insieme a voi gli spunti e le emozioni immancabili legate a questo confronto pallamanistico che tra pochi minuti andrà in scena qui al Palacheope, valevole per la quarta giornata del massimo campionato di pallamano femminile. Elevensport.com segue, come voi ben sapete, nel dettaglio, con immagini compartite in diretta, tutta la serie A1 Beretta, massimo campionato femminile, e ovviamente la Casagrande Padana non fa eccezione. Nicolò Rinaldi al microfono per voi, e non sarò solo perché in questo momento vedo stagliarsi di fronte a me una immagine decisamente confortante. Ormai immagino che voi sappiate, per chi ci ha seguiti la volta scorsa, immagino che voi già intuiate di chi si possa trattare, ma ve la presento tra qualche istante. Intanto sono le ore 18 e 23 minuti primi qui al palazzetto Cheope, quindi ancora 7 minuti all'inizio di questo confronto che opporrà la Casagrande Padana, le padrone di casa targate Casagrande Padana, alla AC Lifestyle Erice, avversarie siciliane quindi quest'oggi. E cogliamo l'occasione per salutare, per riverire, per ringraziare della loro attenzione quante e quanti ci stanno seguendo da Erice, dal territorio trapanese e dalla Sicilia tutta. Sappiamo che la AC Lifestyle Erice ha un seguito molto importante nella propria regione in particolare, quindi siamo certi che da Erice e dintorni e da tutta la Trinacria sarà sicuramente numeroso il pubblico in visione e in ascolto in questo momento. Quindi un saluto veramente a tutta la Sicilia. Casagrande Padana contro AC Lifestyle Erice, quindi un confronto che sarà arbitrato dai signori Matteo Corioni e Pierluigi Falvo. Confronto di grande interesse anche perché insomma stiamo appunto parlando di due squadre che al momento stazionano a centro classifica, ed entrambe questa sera cercano la consacrazione, cercano il via libera, cercano la vittoria che le possa proiettare in una situazione di medio alta classifica. Quindi questo è, anche se siamo soltanto all'inizio delle ostilità legate al campionato, sarà sicuramente un confronto che dirà molto insomma su quello che potrà essere il proseguo del campionato per entrambe le formazioni. Qui vicino a me abbiamo il presidente della Pallamano Spallanzani Casagrande, Sergio Cattani, che come sempre non parla perché soffre per le sorti della propria formazione, ma prima o poi riusciremo ad intervistarlo, ecco. Nel momento qui ci dobbiamo gestire come meglio possiamo, anche perché insomma qui la tribuna stampa si è arricchita di una importante e bellissima presenza che però vi presento tra un attimo, perché ve la voglio un attimo far sudare. Ovviamente dovete ancora sopportare per qualche attimo la mia voce, anche perché tra poco verranno chiamate le formazioni, quindi ci sarà un po' di confusione, appunto, perdonateci, ma mi sembra ampiamente comprensibile. E poi sarò io a darvi lettura degli schieramenti in campo questa sera. Intanto possiamo dire che, dando uno sguardo alla classifica, la Casagrande Padana ha fin qui totalizzato 4 punti in 3 gare, mentre la AC Lifestyle Erice ne ha invece collezionati 3. C'è però da dire che sul campo sarebbero stati 5, tuttavia la prima giornata, la partita contro Malo, è stata vinta a tavolino dalla formazione vicentina, poiché il giudice sportivo ha rilevato il tesseramento irregolare di Melina Ximena Cozzi in forza a Erice. Quindi insomma, per questo motivo burocratico possiamo dire, Erice ha perso a tavolino, e quindi le mancano questi 2 punti conquistati sul campo, ma sul campo, urge dirlo, sarebbero 5, questo per onore di cronaca completo. Allora, ancora qualche istante, tra poco non si sentirà più molto perché il direttore generale biancorosso Alberto Aldini è già pronto con il microfono per dare lettura delle formazioni in campo al pubblico presente qui convenuto al Palazzetto Cheope, quindi ancora qualche istante di attesa anche per voi. Vi posso comunque dire che insomma una cosa che voi comunque sapete già, dovreste già conoscere ampiamente, che Erice è squadra ricca di stranieri, diciamo è una squadra, potremmo dire, sotto certi aspetti multietnica insomma, ma comunque ha sicuramente un organico che da più parti viene considerato, gode di ottimi pronostici in chiave scudetto. Vedremo, ecco che le squadre vengono chiamate in campo, ricordiamo Elevensport.com, mentre
Le protagoniste, le attrici in campo raggiungono il centro del parquet Casalgrandese. Io vi annuncio fin da ora, vi comunico fin da ora di non andare via a fine partita, perché avremo come sempre le interviste a due protagoniste di questa intensa serata pallamanistica qui a Casalgrande, una per parte ovviamente, quindi un altro appuntamento da non perdere, anche perché tutto lascia pensare, tutto lascia intuire che questa sfida avrà moltissimo da dire e da dare a tutti gli appassionati collegati in visione e in ascolto insieme a noi. Ecco, se il nostro operatore riesce a fare una piccola zoomata sul pubblico, se la fa oppure se la farà prossimamente, voi potete vedere alcuni ragazzi con una tuta rossa, sono i ragazzi della Modula Casalgrande che al termine di questa partita, cioè dalle ore 20:45, si confronteranno sempre qui al Cheopo contro Chiaravalle per la quinta giornata della serie A2 maschile girone B. Sfida che avrà inizio alle ore 20:45, come detto, e chi è interessato, lo diciamo anche agli amici marchigiani, se qualcuno in questo momento fosse la nostra visione e ascolto, partita quella tra Modula e Chiaravalle che potrà essere seguita attraverso la pagina Facebook GSD Pallamano Spallanzani Casalgrande, la troverete sul celebre social senza problema di sorta. Allora, prima di darle la parola, tanto la squadra sfila la Casalgrande Padana, maglia bianco-rossa ovviamente per le beniamine di casa, maglia nero-verde per le arpie, così si autodefiniscono le giocatrici siciliane, nome di battaglia assolutamente simpatico e ilare, che però la dice lunga sulla combattività che caratterizza la formazione trapanese guidata dal tecnico spagnolo Fernando González Gutiérrez. Ecco, siamo pronti per darvi lettura delle formazioni in campo per dovere di ospitalità. Iniziamo ovviamente dalla C Lifestyle Erice, che oggi si presenta con la numero 1 Elena Felet, con il numero 5 Sabrina Colombo, con il numero 8 abbiamo Brunella Iudica, con il numero 9 c'è Antonella Coppola, conosciutissima ex Salerno, manco a dirlo. Con il numero 12 il portiere croato Magdalena Berkic, con il numero 13 Silvia Basolu, ex Nuoro, con il numero 14 la già menzionata poco fa Melina Ximena Cozzi, con il numero 17 Polina Gorbatiova, l'estone, con il numero 21 Anna Maria Guggic, croata anche lei, con il 23 Lorena Benincasa, con il 26 Giulia Teresa Losio, con il 28 Alexandra Ravaz, con il numero 33 Chiara Priolo e con il numero 78 l'esperta, la navigata Domenica Satta. Il tutto allenato, come detto, da Fernando González Gutiérrez. Mentre il tabellone luminoso in questo momento segna ancora 100-0 per la Casalgrande Padana, immagino presumibilmente il risultato finale non sarà così, anche se piacerebbe ovviamente al pubblico di casa di Fede Biancorossa. Quindi aspettiamo la correzione al tabellone luminoso, intanto diamo lettura della formazione della Casalgrande Padana, che si schiera con la numero 1 Valentina Bonaccini, con il numero 2 Elisa Rondoni, con il numero 3 Asia Crystal Mangone al rientro questa sera dopo i recenti problemi fisici, numero 5 per Nicole Giombetti, numero 7 con Kimei Aileen Sauso Müller, che negli ultimi tempi ha vestito anche la maglia appunto dell'Erice, ma ne parleremo dopo, con il numero 8 Francesca Franco, con il numero 10 Lenia Furlanetto, con il numero 12 Nadia Ayelen Bordon, con il numero 13 partita intanto in questo momento Sara Apostol, con il 14 Simona Artoni, con il 16 anche lei rientrante Caterina Maria Mutti, portiere piemontese di Castelnuovo Scrivia, con il numero 18 Alessia Artoni, con il 19 Marianna Orlandi, con il 26 Giulia Mattioli, con il 33 Gaia Lusetti, con il 40 Nossai Ballassuli, il tutto allenato da Marco Agazzani. E ora è il momento di dare la parola a Giulia Dallari. Buonasera Giulia. Buonasera Nicola, buonasera a tutti. Intanto vediamo un primo tiro e la formazione dell'Erice è partita bene, si può dire, si è già guadagnata un rigore, mentre la Casalgrande Padana si è schierata con una 6-0, difesa che fino ad adesso l'ha contraddistinta. Nel corso delle altre partite l'abbiamo poi vista modificare la difesa alzandosi a seconda delle necessità del gioco. Intanto bella parata di Nadia, bella parata, purtroppo il rimbalzo finisce nelle mani della squadra avversaria e quindi siamo 1-0 quando il problema sul tabellone non sembra risolversi, ma il punteggio è di 1-0. Benissimo, grazie alla
alla nostra Giulia, dalla quale torneremo dopo, ovviamente, insomma, torneremo a più riprese durante questo confronto per ovviamente avere altre indicazioni, per avere altri commenti da parte sua. Grazie a Giulia Dallari, che come sapete ha vestito la maglia della Casagrande Padana a più riprese in passato e anche negli ultimi anni, ma intanto c'è Ilenia Furlanetto che riporta il conteggio in parità, il conteggio delle reti 1-1. Però è una parità che dura poco, perché in questo momento è Polina Gorbatiova, la centrale est europea, che riporta Erice in vantaggio 1-2 il risultato, ma qui si segna senza colpo ferire e Ilenia Furlanetto, quando la squadra ha bisogno, non manca mai di rispondere all'appello. Firma subito nuovamente la parità 2-2. È una partita che fin dai primi momenti non sta tradendo le attese. Melina Ximena Cozzi intanto va a realizzare il suo primo gol personale, che è anche il terzo centro trapanese. Casalgrande 2, Erice 3. Beh, insomma, tutto, beh, se ci si deve basare su quanto visto in questi primissimi scampoli dell'incontro, tutto veramente lascia intravedere una sfida ricca di gol. Ma ovviamente è ancora presto per trarre valutazioni che siano vincolanti e definitive. Nadia Ayelen Bordon, che è in porta per la Casagrande Padana, è tra le ragazze biancorosse che sicuramente meglio conosce la compagine odierna avversaria della Padana, poiché prima di approdare qui a Casagrande il mese scorso lei si è allenata per l'estate intera proprio con le ragazze della AC Lifestyle Erice, quindi sicuramente il suo contributo in settimana, il contributo di Nadia Ayelen Bordon, avrà avuto una certa importanza nel preparare quella che è questa partita. Intanto Ilenia Furlanetto su rigore va a realizzare il momentaneo pari 3-3, lo ribadiamo, non lasciatevi ingannare da ciò che vedete sul tabellone luminoso, ovviamente 3-3, c'è un 1 a sinistra di troppo per la formazione di Casagrande, che adesso si studierà come togliere. 3-3 comunque. Domenica Satta prova ad attaccare la porta biancorossa, ma il tiro è troppo su Nadia Ayelen Bordon, che in tal modo ha buon gioco nel respingere. Riparte la Casagrande Padana con Ilenia Furlanetto, che tuttavia viene inaspettatamente murata da Melina Ximena Cozzi. Gorbatiova, va in rete la centrale estone, una tra le giocatrici più giovani della formazione ospite, ma che tuttavia sta già dimostrando un notevole tasso di maturità, non soltanto in questa occasione ma anche in altri contesti che l'hanno vista protagonista con la casacca nero-verde delle Arpie. La Casagrande Padana ora in avanti nel tentativo di recuperare questo breve strappo, nel tentativo di riagguantare subito la parità. Vediamo che Ilenia Furlanetto è ancora un po' il pendolino, il principale terminale del gioco che caratterizza la formazione ceramica. Ora Gaia Lusetti cerca Marianna Orlandi, la trova da questi a Simona Artoni, che gira ancora Furlanetto, ma attenzione, sta per scoccare il passivo Marianna Orlandi. La palla termina all'indietro, ma c'è una punizione a favore della Casagrande Padana, 9 metri. Vediamo. Qui ogni azione veramente ha un'importanza, un peso specifico veramente notevole. Furlanetto per seguire, ma l'azione purtroppo sfuma e così, ovviamente purtroppo per le padrone di casa, e così Erice può ripartire in attacco scavando quello che sarebbe il primo allungo di questo confronto. Domenica Satta, vediamo come riuscirà ad impostare, cambia tutto e cerca il contributo dell'ala. Vediamo, Gorbatiova di nuovo si fa largo tra le maglie della difesa ceramica e realizza il suo terzo centro personale, che è anche Ezzandio il quinto per la formazione siciliana. Veramente pestifera per quanto riguarda ovviamente l'efficienza in attacco, pestifera per la Casagrande Padana. Polina Gorbatiova veramente in queste prime fasi assoluto punto di riferimento per Erice, come lo è però Ilenia Furlanetto, più navigata ma uguale qualità per lei, che realizza il suo quarto centro personale, che è anche il quarto centro di Casagrande, 4-5. Domenica Satta intanto, l'ex nuorese, realizza il 4-6, gara tirata. Le realizzazioni in questo momento sono più distribuite per quanto riguarda Erice: 3 gol Gorbatiova, 1 Cozzi, 1 Gugic e 1 Satta. Invece per la Padana è stata soltanto Ilenia Furlanetto fin qui a trovare la via del gol, ma la gara è ancora lunga, mentre intanto la platea si sta lentamente popolando di appassionati e di sostenitori, principalmente ovviamente della Casagrande Padana. Erice ha una piccola rappresentanza date le asperità e la lunghezza del viaggio per raggiungere il palazzetto Cheope di via Aosta. Intanto due azioni vanificate, riparte la Casagrande Padana con Gaia Lusetti, ancora a cercare Ilenia Furlanetto,
che non cede al contrasto. Marianna Orlandi viene spintonata, ovviamente nei limiti del regolamento, da Polina Gorbaziova. Può ripartire la Casalgrande Padana con Francesca Franco, che era in posta per Gaia Lusetti e Furlanetto. Vediamo, un'azione che ha una certa sua importanza, anche perché se la Casalgrande Padana dovesse andare sul meno 3, chiaramente tutto si complicherebbe contro una squadra di così grande competitività come quella trapanese. Vediamo Gaia Lusetti, vediamo se riesce a trovare uno dei suoi numeri, ma purtroppo l'intenzione era buona, ma il tiro non ha inquadrato lo specchio della porta. Casalgrande Padana 4, AC Lifestyle Erice 6. Comunque si vede l'espressione non ancora del tutto tranquilla del tecnico spagnolo Gonzalez Gutierrez, che ovviamente vorrebbe ancora di più dalle proprie giocatrici e un gioco quanto più possibile corale, che in questo momento Erice, almeno fino a questo punto, sta esprimendo. Ancora un'azione di Erice, poi daremo la parola a Giulia Dallari qui che freme, per le sue considerazioni che sono sempre molto sensate e appropriate oltre che illuminanti. Vediamo però intanto Gorbaziova a cercare Antonella Coppola, però il passaggio non va a buon fine, c'è un'incomprensione, riparte la Casalgrande Padana con Simona Altoni che lascia partire una schiacciata delle sue e così porta la Padana almeno uno sul 5-6. Sì, il gol di Simona cade a perfezione, perché uno dei limiti che sta avendo adesso la Casalgrande Padana, nonostante stia disputando una buona partita sinora, è che su 5 gol 4 realizzazioni sono state effettuate da Ilenia Furlanetto, quindi una sola bocca di fuoco rischia a lungo termine di andare a danneggiare la formazione di casa. Bello invece il gioco della squadra siciliana, anche in questo caso hanno trovato il pivot Antonella Coppola, una giocatrice esperta, ex Salerno, e che si è guadagnata un meritato 7 metri, che andrà a battere la numero 17, che fino adesso ha disputato un'ottima prestazione tecnicamente, sta dimostrando veramente delle belle cose, un cambio di direzione efficace, anche in difesa si sta ben comportando, quindi c'è da aspettarsi che il suo talento continui ad esprimersi. Infatti spiazza Adia e si porta a 7-5 per la formazione ospite. È proprio così, infatti, quindi proseguiamo con questa nostra cronaca. Siamo arrivati all'ottavo minuto e 23 minuti primi qui a Casalgrande, sul 5-7 a favore delle ragazze ospiti. La Casalgrande Padana però non molla e adesso entra anche, come avete visto, con il numero 7 nelle file biancorossa, Kimei Aylin Sausmüller, la centrale, ma comunque giocatrice assolutamente polivalente argentina, ma in possesso anche del passaporto germanico. Kimei Aylin Sausmüller, che in questo momento cerca la via del gol senza individuarla, comunque c'è un angolo a favore della Padana. Dicevamo, Kimei Aylin Sausmüller durante la sosta ha appunto disputato i campionati, la Coppa Europea di Beach Handball, la pallamano sulla spiaggia, proprio con la maglia del Handball Erice. Insomma, quindi anche lei conosce sicuramente da molto vicino quella che è la realtà, ecco, della formazione trapanese, ecco. La competizione continentale si è svolta, lo vogliamo ricordare, durante la pausa, durante questi due sabati di pausa del campionato, a Isola delle Femmine, nelle vicinanze di Palermo, quindi sempre in Sicilia, e l'handball, appunto Erice, era tra le formazioni, insomma, di casa insieme anche ad altre. Intanto qui non cambia il punteggio, quindi dopo questa, possiamo dire, parentesi di spiaggia, ora appunto Kimei è di nuovo con la pallamano tradizionale, con la sua consueta maglia della Casalgrande Padana dopo l'esperienza palermitana, e riprende quindi la Casalgrande Padana con Furlanetto. Vediamo, cerca, era un buon tiro questo per Ilenia, ma Magdalena Berkic, portiere croato in forza alla C Lifestyle, ha intuito perfettamente quello che era il tenore della conclusione, impedendo così alle padrone di casa di accorciare le distanze. Decimo minuto di questa gara, se ne è già quindi andato un sesto del confronto. Casalgrande Padana 5, AC Lifestyle Erice 7. Ripetiamo il risultato, anche se voi lo state ovviamente vedendo sui vostri monitor, lo ripetiamo a beneficio di chi in questo momento ci sta ascoltando, diciamo, radiofonicamente, perché non può prestare attenzione a quello che è il video, poiché è impegnato in altre faccende. Priolo intanto, Chiara Priolo, rafforza il vantaggio nero-verde
portandolo a su 5-8, il primo gol personale in questo incontro per Chiara Priolo. Quindi un ulteriore punto che va ad aggiungersi alle gesta, voglio dire, alle secondo noi pregevoli gesta che Erici ha saputo costruire fino a questo momento. Intanto la Casagrande Padana perde palla, possono ripartire le ospiti, ma in questo caso il tiro della pur ottima fin qui Polina Gorbaziova non va a buon fine, viene abilmente contrastata la giocatrice estone e così la Casagrande Padana si salva e può provare a ricucire lo strappo proprio con Chimei, Aileen, Sauser, Müller, ancora Lusetti, a Furlanetto il tiro, ma questa volta ancora una volta Magdalena Berkic ci arriva. Non cambia quindi il punteggio, 5-8. Domenica Satta, il suo contributo in termini di esperienza si fa senz'altro sentire nelle fila siciliane, ma in questo caso Nadia Yelen Bordon si fa trovare pronta. Furlanetto a cercare Marianna Orlandi, vediamo cosa combina in frazione di area. Vediamo, stavo per dire che cosa combina l'ala, che molte volte sa costruire tiri assolutamente efficaci e indovinati da quella posizione del campo, l'ala di Veggia di Casalgrande, Veggia frazione di Casalgrande. Ma in questo caso non la sua verve non è sufficiente, non è bastevole per modificare il punteggio scaturito sino a questo momento, sempre 5 Casalgrande, 8 Erice. E ora vediamo Gorbaziova. Lo spostamento per ancora Domenica Satta, molto cercata dai suoi compagni di squadra. Cozzi, questa è una grande azione. Cozzi, Coppola, gioco perfettamente orchestrato, e Antonella Coppola, ex salernitana, colonna della formazione campana, in passato pluriscudettata e plurititolata con la maglia di Salerno, ora già da qualche tempo si è trasferita armi e bagagli in terra di Sicilia per cercare ulteriore gloria e per dare ulteriore gloria al suo attuale club. Giocatrice plurititolata, Antonella Coppola sicuramente una tra le pallamaniste più significative del panorama italiano e non solo. Intanto Casagrande Padana ancora in avanti con Sauser Müller, che sente particolarmente la partita, questo bisogna dirlo anche per i suoi recenti trascorsi trapanesi. Vediamo Francesca Franco, Sauser Müller, Furlanetto gira, la palla però non filtra bene come avrebbe voluto Ilenia a favore di Marianna Orlandi, ma è ancora la Casagrande Padana in avanti. Gaia, Lusetti, Orlandi, vediamo. Riprende l'azione per la Casagrande Padana, qui la palla pesa quintali, è veramente un'azione che potrà dire molto, non bisogna stare lì a cincischiare con la palla in mano. Guilherme Furlanetto ci prova, ma questa volta le polveri bagnate, la palla termina sopra la traversa ed è sempre 5-9 a favore delle trapanesi. Domenica Satta però in compenso per le padrone di casa imita pedissequamente Ilenia Furlanetto con un tiro fotocopia e quindi c'è un time out richiesto da Marco Agazzani, dal tecnico biancorosso Marco Agazzani, e quindi insomma Giulia, che cosa bisogna fare per cercare di in qualche modo raddrizzare la china che la partita sta prendendo per la Casagrande Padana? L'errore secondo me, nel mio umile parere, che sta commettendo adesso la Casalgrande Padana è di cercare di tenere i ritmi dell'Erice. L'Erice sta spingendo, sta andando molto veloce, ha delle seconde fasi repentine che la Casalgrande Padana in questo momento non riesce a reggere, non riesce a tenere, quindi è meglio costruire il gioco. Il problema che si sta verificando è che anche quando ci si trova in quarta fase, e in questo momento le ali non mi sembra stiano contribuendo eccessivamente a creare spazi. E c'è stato un attacco di Simone Artoni che ha completamente liberato Gaia Lusetti, quindi si dovrebbe riproporre nuovamente questo gioco di scalare e controscalare. Hanno davanti una 6-0 che non si sta alzando eccessivamente, quindi bisogna muovere delle giocatrici che hanno esperienza in campo, ci sono tutti dei nomi conosciuti, quindi certamente non si fanno sorprendere da dei tiri forzati o degli interventi singoli. La squadra deve reagire appunto da squadra, e tutte e sette in campo devono dare il contributo, e quindi riprendiamo sperando che coach Agazzani abbia dato le giuste indicazioni per poter affrontare meglio la partita. E rieccoci qui, grazie Giulia. Ecco, e quindi insomma le parole sono parole che a cui Agazzani dovrebbe sicuramente ispirarsi per cercare di riportare la Casagrande Padana in carreggiata, una carreggiata che almeno per il momento le biancorosse stanno perdendo
al cospetto di una Erice che sicuramente si sta dimostrando all'altezza della propria fama. 5-9, i Bundesliga più tardi ovviamente saremo anche assolutamente precisi su quello che è il calendario, su quelli che saranno i prossimi impegni di entrambe le contendenti questa sera. Posso anticipare comunque, ma come quello che già in parte molti sanno, cioè che la Casa Grande Padana è attesa da due trasferte consecutive prima di tornare qui al Palacheo per il 6 novembre, ma su questo ripeto, relazioneremo dettagliatamente in seguito. Intanto c'è una ripartenza tentata da Erice con la conclusione di Antonella Coppola, sarebbe stato un gol spettacolare, ma la conclusione non è altrettanto felice come l'azione che l'ha propiziata. Dall'altra parte Marianna Orlandi per la parte biancorossa viene a risvegliare la partita dal torpore offensivo in cui la sfida si era infilata, realizzando il 6-9. Riepiloghiamo un attimo le reti, le realizzazioni messe a segno fin qui per la Casagrande Padana: 4 centri, Ilenia Furlanetto, 1 Simona Artoni e 1, come avete dianzi visto, Marianna Orlandi. Invece per quanto riguarda Erice, la migliore realizzatrice almeno fino a questo momento è Polina Gorbaziova, 4 gol. Poi abbiamo, vediamo intanto, seguiamo questa azione, non va a buon fine la conclusione di Chiara Priolo. Dicevamo, un gol a cranio per Antonella Coppola, Melina Ximena Cozzi, Anna Maria Gugic, Chiara Priolo e Domenica Satta. Questo è il quadro delle realizzatrici a metà del primo tempo. Abbiamo da poco superato la metà del primo tempo. Casagrande Padana 6, AC Lifestyle Erice 9. E adesso vediamo Padana in attacco, Furlanetto cerca ancora la soluzione Orlandi, vediamo se riesce ad essere altrettanto efficace come prima. La palla va a sbattere sul palo, la palla va a sbattere sul palo e così Erice può provvedere con tutta calma a reimpostare la propria azione di attacco. Ecco, parlando brevemente del cammino che le squadre protagoniste di questo confronto del Palazzetto Cheope hanno svolto fin qui, come tanti sanno, ma è sempre bene ricordarlo, la Casagrande Padana ha aperto il proprio cammino in campionato con due successi assolutamente convincenti, il primo sul campo di Cassano Magnago, il secondo invece sempre qui al Palacheope contro Ferrara, ve l'abbiamo raccontato su Eleven Sports, mentre Chiara Priolo va a realizzare il suo secondo gol personale, che è anche il decimo di squadra. Invece prima della sosta le biancorosse hanno nettamente pagato dazio sul campo del campionesse italiane in carica targate Iomi Salerno, una sconfitta che era in parte assolutamente prevedibile, anche se insomma l'entourage biancorosso sperava insomma in un passivo meno severo. Ecco, invece è stato un 31-18 abbastanza insomma eloquente, che di certo ha dato adito a più di qualche riflessione in casa della formazione ceramica. Riflessioni che a quanto pare vanno a buon fine qui con Kimei Eilinshausen Müller, che trova il suo primo gol in questa sfida, 7-10, un gol anche di ottima fattura, di pregevole livello. Ecco, quindi fin qui abbiamo descritto il cammino della squadra Casagrande Padana. Invece per quanto attiene alla AC Lifestyle Erice, la prima giornata, lo abbiamo detto ad inizio di questa telecronaca, c'è stata la sconfitta a tavolino sul campo delle Guerriere Malo, a seguire il pareggio, diciamo anche un po' inaspettato, non ce ne voglia la compagine patavina, il pareggio un po' inaspettato in casa al Palla Cardella contro il Cellini Padova, e poi il 25 settembre, anche qui prima della pausa del campionato, le trapanesi sono andate ad imporsi per 23-27 sul campo trentino del Mezzo Corona. Intanto rigore, Polina Gorbaziova non fallisce, Polina Gorbaziova che in questo momento è la migliore realizzatrice dell'incontro con 5 reti personali, e come ulteriore dato statistico aggiungiamo che le ragazze in maglia nero-verde hanno 2 su 3 dai 7 metri, quindi hanno un 66% di appunto, potremmo dire, precisione ai rigori. Quindi questo come dato ulteriore numerico. Intanto Francesca Franco per Ilenia Furlanetto, Marianna Orlandi, e questa volta insomma è stato un tiro insidioso e diciamo forse anche in parte inaspettato da parte del portiere avversario, ma Marianna Orlandi ha comunque trovato la via del gol, cosa che però adesso fa anche Polina Gorbaziova, manco a dirlo. Quindi non cambiano
i valori numerici del punteggio per quanto riguarda la differenza tra le due squadre: 8 per la Casagrande Padana e 12 per la C Lifestyle Erice, quando stiamo viaggiando a grandi passi verso il 20° minuto di questa appassionante, di questa singolare tenzone valevole, lo ripetiamo, per la quarta giornata del massimo campionato di pallamano femminile Serie A1. Beretta, Francesca Franco schianta la palla sul palo e quindi non si modifica il punteggio. Francesca Franco, peraltro, anche lei di origine proprio trapanese, quindi diciamo che affronta questa sera le sue quasi, proprio le sue quasi concittadine di Erice. Tra l'altro, la Casagrande Padana in passato ha potuto avvalersi di molte, proprio di molte ragazze in arrivo dalla Sicilia. I nomi sarebbero tanti da fare e sicuramente tutti rievocano ottimi, ottimi ricordi, a cominciare da Giorgia Di Fazio, Miriam Raccuglia e poi Ilenia Lombardo. E adesso Francesca Franco, poi anche ovviamente Marta Savoca. Salutiamo tutte chiaramente, quando anche ci stessero in questo momento seguendo. Vediamo, adesso c'è un rigore a favore della Casagrande Padana con 2 minuti a Polina Gorbaziova. Ecco, questa sarebbe una situazione di cui insomma le biancorosse devono approfittare, perché insomma in questo momento insomma c'è una superiorità numerica, insomma, perché Polina Gorbaziova è sicuramente in questo momento, fino a questo momento, la principale terminale offensiva della compagine ospite. Ma intanto vediamo il rigore, Ilenia Furlanetto dai 7 metri, ed è una realizzazione impeccabile, non da scampo, Magdalena Berkic. Quinto centro personale per Ilenia Furlanetto, che eguaglia quasi Polina Gorbaziova. 2 su 2 ai rigori per la Casagrande Padana, quando scocca in questo preciso istante il 20° minuto. 9 Casagrande Padana, 12 AC Lifestyle Erice. Partita aperta e vivissima. Seguiamo l'attacco delle arpie trapanesi, che però non c'è, la palla non raggiunge Melina Ximena Cotti, quindi parte Marianna Orlandi, ma c'è, ma viene stoppata irregolarmente, quindi Domenica Satta deve accomodarsi in panchina per 2 minuti. Attenzione, adesso Erice è in 5 contro 7, è il momento veramente propizio per piazzare, per ricucire lo strappo. La Casagrande Padana ha un'occasione, un'occasionissima da non fallire. Tu che ne dici, Giulia? Concordo pienamente, questo risultato di 12-9 comunque fa capire che la partita non è assolutamente chiusa, e questi di 2 minuti di doppia superiorità numerica devono essere... ottimo, mi sono ingarbugliata proprio per seguire l'azione. Brava Ilenia, che con un cambio di direzione si è trovata da sola tu per tu al centro del campo con il portiere, quindi perfetto. Intanto la squadra di casa si è alzata, è una difesa 4-2 con Orlandi che si alza e si abbassa a seconda dell'urgenza e della necessità, e speriamo che si riesca in questo momento a recuperare un altro pallone. Ottimo questo tiro, non andata a buon fine di Coppola, che permette un altro ipotetico punto da parte della Casalgrande per accorciare ulteriormente le distanze. Bella la parata, una grande parata, ma la Casalgrande Padana di nuovo una sfortuna, 3 tiri in pochissimi secondi, meno male il terzo va a buon fine, quello di Marianna, bello, bella anche l'esecuzione sopra la testa del portiere. Quindi siamo a -1 quando mancano quasi 8 minuti alla fine del primo tempo. L'avevamo detto, l'avevamo in parte pronosticato, insomma, che questa sarebbe una, che questa sarebbe stata una sfida con parecchi spunti di discussione, con parecchie emozioni soprattutto, e le attese sono fin qui perfettamente confermate. 11 Casagrande Padana e 12 Lifestyle Erice. E è bastata questa doppia superiorità numerica per riequilibrare quasi del tutto le sorti dell'incontro sul piano del gioco. Vediamo Cozzi intanto che smanda il pallone a sbattere contro la traversa, poi la sfera esce. Comunque è da segnalare in questi istanti l'efficace difesa, l'efficace fortino biancorosso. Erice adesso sta facendo molto più fatica nell'attaccare, la difesa schierata delle padrone di casa. Riparte Ilenia Furlanetto imperiosamente, una ripartenza di nuovo Orlandi, alla mano calda dal punto di vista realizzativo, ma questa volta non è abbastanza calda, in quanto il tiro
risulta essere abbastanza sbilenco e quindi Magdalena Berkic ha buon gioco nel respingere la minaccia. In questo momento c'è il time out che è richiesto da Fernando González Gutiérrez, allenatore delle Arpie. 11 per la Casagrande Padana, 12 per la C Lifestyle Erice, quando sono le 18:57 minuti primi qui a Palazzetto Cheope di Casagrande. Siamo in diretta, lo ricordiamo, su elevensports.com, che segue da vicino tutta la pallamano italiana, anche il massimo campionato femminile di Serie A1 Beretta. Corioni e Falvo a dirigere questo incontro valevole per la quarta giornata di campionato. 6 gol per Ilenia Furlanetto e 6 gol anche per Polina Gorbaziova, entrambe in questo momento sono le giocatrici più efficaci in questa partita per quanto riguarda la fase offensiva. Per quanto riguarda il conteggio dei tiri dai 7 metri, invece sono 2 su 2 per la Padana e 2 su 3 invece per AC Lifestyle Erice. La sfida che può voler dire assolutamente molto per gli equilibri di classifica e di questo quarto turno. Questa quarta giornata, lo ricordiamo, è già partita qualche giorno fa con due anticipi di assoluto rilievo. Il 29 settembre, nella fattispecie, la Iomi Salerno è andata ad espugnare il campo della Ariosto Ferrara col punteggio di 26-36, mentre il 2 ottobre il Bressanone su Tirol si è imposto in casa per 34-22 sul menzionato Cellini-Padova. Quindi queste sono le due gare già disputate per quanto riguarda il quarto turno, e le altre partite invece si disputano oggi, tra cui questa Casagrande Padana C Lifestyle Erice, che stiamo seguendo con sempre maggiore interesse qui a Palazzetto Cheope di Casagrande, lo ricordiamo, in rigorosa diretta. E a fine gara non andate via, perché abbiamo due interviste molto interessanti. Intanto Erice perde in nuova palla, c'è paura forse un po' delle file trapanesi, vediamo Simone Artoni che con precisione chirurgica e oserei dire disarmante realizza il suo secondo centro personale e sancisce il pareggio al 23esimo minuto del primo tempo, 12-12. Assolutamente sì, insomma, diciamo che chi è convenuto questa sera qui al Cheope non si pentirà di certo, almeno fino a questo momento. Erice, insomma, sta dimostrando di accusare il colpo dato dalla doppia inferiorità, ma intanto Polina Gorbaziova non si smentisce e recupera lo smalto, recupera la fibra necessaria per realizzare il 13esimo gol di squadra. Ovviamente però in questo momento la stessa Gorbaziova è a terra dopo un fortuito scontro con Marianna Orlandi. Orlandi si rialza, adesso vediamo Gorbaziova. Cose che nella pallamano a noi possono sempre capitare, uno scontro fortuito, speriamo, ci auguriamo ovviamente che non sia nulla di particolarmente grave, anche perché sarebbe veramente un peccato non soltanto per la formazione ospite ma anche per la bellezza e per l'importanza di questa partita perdere una vera protagonista del calibro della giocatrice estone. Gorbaziova si rialza, adesso la vediamo dirigersi verso la panchina nero-verde, insomma, forse per le cure immediate del caso. Ne riceve l'incoraggiamento, ovviamente comprensibile, da parte delle compagne di squadra. Vediamo se rimarrà in campo oppure no. Resta in campo. Tutto bene, quindi meglio così, fortunatamente meglio così per Erice e per questa partita. Ancora poco più di 6 minuti al termine di questa prima frazione di gioco, poi ovviamente daremo la linea a Milano e la riprenderemo dopo circa 10 minuti per lasciare scorrere l'intervallo di questa gara così intensa anche per noi, cioè per me e per Giulia Dallari che la stiamo raccontando. Allora Franco Furlanetto cerca di farsi largo tra le maglie della difesa delle Arpie, Francesca Franco viene fermata, ma la palla è ancora nelle mani della Casagrande Padana, che può riportarsi sul pareggio. Vediamo, ne ha tutta la spinta, ne ha tutta la convinzione. Tra l'altro vediamo che Sausa Müller ha uno spazio superiore rispetto a quello che ha avuto nel derby con Ferrara, almeno fin qui. Furlanetto ci prova con un gol in sottomano, con un tentativo di tiro in sottomano, quelli che una volta si definivano gol alla Guerrazzi, ma la palla non va a buon fine. Vediamo, c'è un'interruzione al 24esimo minuto del primo tempo e 32 secondi, 12-12. È cambiato, vediamo, c'è un'incertezza sul tabellone, ma invece i gol
ospiti sono 13, almeno qui noi ne abbiamo 13 secondo il nostro conteggio. Infatti c'è la protesta da parte del tecnico ospite Fernando González Gutiérrez. Marina Pellagatta a sua volta protesta, la vice allenatrice siciliana protesta anche lei. 12-12, questo è quello che segna il tabellone, anche se noi obiettivamente abbiamo visto 13 gol. Momenti di incertezza, rimane così, 12-12, vabbè, come scriveva Dante sulla sua Divina Commedia, state contenti, umana gente al qui, noi abbiamo visto 13 gol, ma gli arbitri hanno fatto cenno di segnarne soltanto 12, evidentemente questo. Prendiamo per buono quindi questo provvedimento, anche se insomma ci sarà da discutere, specialmente se la partita finirà punto a punto. Melina Ximena Cotti comunque arriva a dirimere l'incertezza, segnare il suo secondo centro personale che porta a 13 ufficiali le realizzazioni messe a segno dalla formazione siciliana. Vediamo. Ora Sausa Müller, Fulanetto, ecco, rientra Gaia Lusetti in questo momento per lanciare ancora di più l'azione biancorossa, Ilenia Fulanetto, Lusetti, Sausa Müller di nuovo. Qui ci vuole un colpo di genio, un classico colpo di genio contro una Erice che dopo alcuni minuti di sbandamento sembra aver ritrovato il bandolo della matassa per affrontare la padana con l'efficacia che serve, ma nulla è ancora deciso, nulla è ancora stabilito, nulla è ancora scritto. Rimanete qui a seguirci, mano alzata e sotto passivo la Casalgrande padana. Sausa Müller viene fermata dalla retroguardia trapanese, sempre attenta. Franco Fulanetto tenta il tiro effetto in legno a Fulanetto, ma la conclusione viene smorzata dalle avversarie e così Berkic ha buon gioco nel rilanciare l'azione di attacco ospite. Palla di nuovo alla Casalgrande padana e sicuramente Giulia ha molto da dire in questo frangente. Ma in realtà sono un po' attonita perché non mi aspettavo questa reazione da parte delle ragazze di casa. Spero che non sia impattante a livello dell'economia del gioco, perché questi minuti in inferiorità numerica purtroppo hanno pesato, non tanto sui termini di risultato, perché un gol non vuol dire niente, ma di qualità del gioco. Sta salendo il nervosismo, come possiamo vedere in questo momento, e iniziano a scarseggiare le soluzioni. Spero che sia una questione di minuti, come in ogni partita ci sono degli up e dei down, e questo sia solo un piccolo momento di down, ma che sia presto risolto. Su e giù, questa partita è tutta un saliscendi. Ovviamente Giulia ha fatto uso di un termine anglista, mentre invece noi siamo più italiani, ecco, diciamo sotto sopra, ma comunque il concetto è sempre quello, forte non cambia. Riparte Erice, attenzione, Gorbaziova in questa gara sta veramente facendo la differenza, un vero valore aggiunto per le arpie. Arpia fino in fondo questa sera, ovviamente nel senso più edificante e simpatico del termine. 12-14, questo è quanto segna il tabellone luminoso, anche se lo ripetiamo poc'anzi, è stato tolto un gol alla compagine siciliana, in modo che andrà ovviamente spiegato. Comunque questo è il punteggio, 12-14 a favore delle ragazze ospiti, mentre il primo tempo, siamo agli ultimi scampoli del primo tempo, con Sausa Müller che cerca ancora di impostare grande spazio per lei questa sera, tenta di far filtrare la palla a Simone Artoni ma non riesce, Erice capisce tutto, salta Coppola, attenzione Antonella Coppola, raramente fallisce in questi frangenti, e l'ex salernitana non si smentisce neanche stavolta, realizzando il 15° punto trapanese, 12-15. Asia, attenzione, Asia Cristal Mangone fa il suo ingresso in campo con il numero 3 nelle file della Casalgrande padana. Asia Cristal Mangone che torna a disposizione, torna schierabile questa sera dopo un periodo di stop legato a problemi fisici di carattere muscolare. Questa sera, ecco, diciamo, lei è già abituata, lei è anche nel giro della nazionale, quindi a Gazzani a buon diritto si augura che lei possa dare quell'acume, possa dare quel tocco di fantasia, di brio in più che serve in questa, che servirebbe in questa situazione per cercare di riagguantare una AC Lifestyle Erice che altrimenti rischierebbe di scappare via.
Siciliano ancora in avanti alle 19,6 minuti, diretta su Eleven Sports, ancora un minuto, siamo all'ultimo giro di lancetta per quanto attiene a questo primo tempo. Domenica Satta trova il tiro, ma Francesca Franco si oppone, Simona Artoni, determinatissima, cerca il tiro dall'ala, non trova il gol, ma viene fermata irregolarmente. E quindi la Casagrande Padana ha una buona opportunità per ricucire, per ricucire parzialmente lo strappo. C'è un cambio di portiere anche nelle file ospiti, esce Berkic, entra invece Elena Felet con il numero 1. Allora rigore per la formazione ceramica, Ilenia Furlanetto posta a Elena Felet, vediamo anche in questo caso la palla non pesa quintali, tonnellate, ma Ilenia è abituata a questo genere di situazioni. La rete, Ilenia Furlanetto, la rete limpida, precisa, con la classe di cui la capitana casalgrandese è da sempre capace, anche quando giocava altrove tanti anni fa, ma diciamo no, qualche anno fa comunque, insomma, ovviamente Ilenia Furlanetto è di quelle giocatrici che sono sempre giovani indipendentemente da quello che dice l'anagrafe, classe 1988. Allora, cosa... vediamo, Franco, Alessia Artoni tenta di reimpostare, cerca il gol a fil di sirena, Simona Artoni lo trova, e così si conclude il primo tempo qui a Palazzetto Cheope in Casalgrande. Alla fine del primo tempo quindi è scaturito il seguente risultato: Casalgrande Padana 14, AC Lifestyle Erice 15. Riepiloghiamo le reti messe a segno fin qui, ecco, in questa prima frazione di gioco. Per quanto riguarda la Padana, 7 reti per Ilenia Furlanetto, ancora una volta, tanto per cambiare, si sta rivelando vera trascinatrice, 3 gol per Simona Artoni, 3 gol Marianna Orlandi e una rete per Kimei Aileen Sauso Müller. Parlando invece di Erice, abbiamo 8 reti per Polina Gorbaziova, 2 reti a cranio per Antonella Coppola e Melina Ximena Cozzi, così come per Chiara Prioro, e un gol Anna Maria Gugic e Domenica Satta. E quindi Giulia, che cosa ci si deve aspettare, possiamo dire, da questo imminente secondo tempo? Un secondo tempo che definirei frizzante, perché 15 gol, se replicati, potrebbero dare avvio a 30 gol a partita, che dimostra quindi la verve realizzativa della squadra siciliana, non da meno la squadra di casa con 14. È tutto aperto, tutto da fare, quindi si prospetta un bellissimo secondo tempo che vi invito a seguire con noi. Assolutamente sì, parole sante direi. Allora, sono le ore 19:09, minuti primi qui al Palazzetto Cheope. Noi intanto diamo la linea a Milano per un breve intervallo e ci risentiamo tra circa 10 minuti per il secondo tempo di questa sfida che oppone la Casagrande Padana alla AC Lifestyle Erice. Grazie ancora, a voi Milano. Oddio, è gravissimo. Ciao. Sono quasi 3 mesi. Tra mesi e tre. Sono, sto facendo un dottorato alla Bocconi. No, è divertente. Bello. Relazioni sindacali. Facciamo la terza, che impressione!
diciamo proprio che non mi sembra così impossibile. Infatti, qui sto rimettendo a uno ad uno la cosa, è 14 a 16 meno male. Io tornerei in onda visto che stanno siamo rieccoci qui alle 19 e 17 minuti primi dal Palazzetto Cheope a Casalgrande. Tra poco avrà inizio il secondo tempo della gara tra Casalgrande Padana e AC Lifestyle Erice, lo ricordiamo valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A1 Beretta femminile.
Nicolò Rinaldi al microfono per voi anche in questa seconda frazione di gioco. Con me c'è anche Giulia Dallari, che tra poco ci raggiungerà qui in postazione. Intanto dobbiamo fare una doverosa segnalazione. Ecco, rispetto alle concitate fasi di gioco precedenti, noi avevamo puntualmente rilevato che alla formazione siciliana era stato tolto un gol che ora è stato restituito dagli arbitri, come è giusto che sia. Quindi il primo tempo si è chiuso, come noi ovviamente pensavamo, sul 14-16 a favore delle giocatrici siciliane, e non 14-15, lo ripetiamo, 14-16. Questo è il definitivo del primo tempo. Sul tabellone luminoso che vedete inquadrato c'è un 114 che ovviamente non corrisponde a verità, c'è un 1 sulla sinistra in più per Casalgrande, ma è un problema tecnico del tabellone luminoso. Voi fate fede al risultato che vedete in sovraimpressione sugli schermi di Eleven Sports e ovviamente alle menzioni del punteggio che noi faremo strada facendo in questa sfida. Appena ripartito quindi il secondo tempo, un secondo tempo diciamo ancora apertissimo, diciamo che insomma, dovendo fare una disamina di quello che si è visto nei primi 30 minuti, nella prima mezz'ora, intanto qui c'è un palo colpito da Gaio Lusetti, diciamo nella prima mezz'ora è stata una Erice più volte all'altezza della propria fama, ma la Casalgrande Padana ha controbattuto in maniera discretamente efficiente alle manovre ospiti, diciamo discretamente, anche perché in certi frangenti di sicuro le ragazze allenate da Marco Agazzani avrebbero potuto essere più precise e sfruttare meglio certe situazioni, come ha puntualmente affermato e sottolineato prima Giulia Dallari, che in questo momento mi ha raggiunto qui in tribuna. Intanto c'è Alessia Artoni che va a dimezzare lo svantaggio ceramico, e il primo gol per lei, mentre invece la sorella Simona ne ha messo a segno già 3. Comunque 4 gol quindi in tutto per le sorelle, le popolari sorelle in bianco rosso, Alessia e Simona Artoni, e siamo 15-16. Mentre Erice attacca con Brunella Judica argentina, Managlia Bordon ci arriva. Ricordiamo che subito dopo la conclusione di questa sfida che state vedendo su elevensports.com avremo due interviste a due protagoniste in campo, vi diremo più tardi i loro nomi. E poi sempre qui al Palacheo per dalle ore 20:45 non perdete il confronto di serie A2 maschile tra la Modula Casalgrande allenata da Matteo Corradini e il Chiaravalle, formazione marchigiana allenata da Andrea Guidotti. Entrambe le compagini sono a 2 punti dopo le prime 4 partite del girone B di seconda serie maschile, quindi anche in ambito maschile saranno qui in palio al Palacheo punti davvero pesantissimi per tutta quella che sarà l'economia complessiva del successivo cammino delle due squadre. Quindi Modula Casalgrande contro Chiaravalle dalle ore 20:45 qui a Palacheo in diretta sulla pagina Facebook del GSD Pallamano. Spallanzani Casalgrande, Brunella Judica tenta intanto la conclusione, ma la sua connazionale Nadia Ayelen Bordom ci arriva di piede, ma la palla resta in mano alle giocatrici trapanesi, che così possono reimpostare l'attacco sperando di rinforzare il margine di vantaggio che in questo momento le caratterizza. Grande partita, Antonella Coppola però è stata lasciata colpevolmente libera dalla frangia difensiva biancorossa, e insomma non si possono certo lasciare spazi così consistenti a una giocatrice del censo e della oggettiva capacità di Antonella Coppola, che infatti ha colpito senza pietà alcuna per le avversarie realizzando il 15-17. Intanto però esce Anna Maria Gugic, che rimedia 2 minuti di sospensione, e anche in questo caso la Padana deve approfittarne per risalire la china, come del resto aveva saputo anche fare in un frangente simile nel corso del primo tempo. Più tardi vi diremo anche il calendario delle due formazioni. Io vi posso preannunciare che comunque per le dirette qui a Pallacheope, sempre su elevensports.com, ci risentiremo sabato 6 novembre quando la formazione di Agazzani affronterà la Cassa Rurale Pontini, anche qui sfida molto suggestiva per i trascorsi pontini di alcune ragazze che giocano attualmente in biancorosso, segnatamente Nadia Ayelen Bordon e ovviamente Ilenia Furlanetto, che a Pontinia è cresciuta sia come persona sia come giocatrice.
Intanto però torniamo in cronaca con la Casa Grande Padana, che ha vanificato poc'anzi un'azione di attacco, dando così spago al ritorno di Eric, che con Alexandra Ravaz, romena, anche lei espertissima, tenta la via del gol, ma la sua conclusione, che pure aveva l'obiettivo di essere chirurgica, è andata a stampigliarsi sul palo a destra di Nadia Ayelen Bordon. Conseguenzialmente non cambia il punteggio, 15 Casa Grande Padana, 17 a Cila Style Age, prova la bomba in legno furlanetto in elevazione, ma Judica e Satta chiudono, sì, difendono bene, saranno bene le fila trapanesi, e così resta 15-17 e resta 15-17 anche dopo questa conclusione di Francesca Franco, di origine trapanese anche lei, ma al momento ancora a secco per quanto riguarda le realizzazioni la vice capitana biancorossa. Come interpretare queste prime fasi del secondo tempo, Giulia? Purtroppo questa superiorità numerica è stata quasi vanificata dalla Casa del Grande Padana, che ha sprecato sbagliando due tiri importanti. Intanto è rimasta a terra Simona per un colpo all'occhio, direi, ma si rialza da sola, quindi nulla di preoccupante. Comunque dicevo, purtroppo la Casa del Grande è in uno in più, ma non riesce a trovare Pertuggi nella difesa, che attraverso muri e comunque intercettando il pallone è riuscita a mantenere invariato il risultato, che le vede con due reti di vantaggio. Chiama quindi Gaia Lusetti, cercando di dare un po' più di ordine, un attacco largo volta appunto a liberare il braccio di Legna, che si va però a scontrare sulle braccia del portiere, che sta ben figurando in questo avvio di secondo tempo con delle buone parate sia su Legna che su Francesca. Torna intanto in campo la numero 17, che fino ad ora è stata la giocatrice della formazione avversaria che più ha creato problemi alle ragazze in biancorosso. Intanto buono questo passaggio di Domenica Satta, il secondo ci riprova, ma questa volta viene intercettata Antonella Coppola, che tira, ma penso avesse i piedi in aria, quindi fanno ripartire dai 9 metri. Devono prestare attenzione le ragazze di casa a questi passaggi del terzino sinistro ex nuoro, perché ha una buona visione del pivot e in questo momento dimostra anche una buona capacità di segnare da fuori i 9 metri. E Domenica Satta, abbiamo visto poco fa, pochi istanti fa, il gol di Domenica Satta con il numero 78, il secondo gol che lei mette a segno in questa partita. Ci prova ancora intanto Francesca Franco, che veramente sente particolarmente questa sfida, perché c'è in parte il richiamo delle terre natie. Però insomma, almeno per il momento, Francesca Franco non è riuscita ad essere così incisiva in attacco come lei stessa si aspettava, quindi ancora zero nella casella dei gol realizzati per lei, nonostante i soliti ripetuti tentativi. Ma c'è ancora tempo, c'è ancora spazio per sfangarla, come si dice dalle nostre parti. E la Casa Grande Padana intanto deve gestire questo ennesimo attacco da parte della AC Lifestyle, che conduce in questo momento di tre lunghezze. Satta a cercare, mamma mia, la conclusione ficcante di Chiara Priolo, che realizza il suo terzo gol personale, che è anche il 19° di squadra. Attenzione, 4 gol di divario non sono pochi in questa fase dell'incontro, specie considerando insomma quello che la Casa Grande Padana aveva saputo fare prima. È una Padana che deve cercare, deve individuare il gol quanto prima, altrimenti veramente si rischia di lasciare andare in modo definitivo le titolate, le blasonate avversarie, che come abbiamo detto prima possono contare su numerose giocatrici straniere al proprio interno. Ma intanto Ilenia Furlanetto è l'ottavo centro per lei, accorcia le distanze, la Casa Grande Padana può ripartire dopo un errore di Judica. Furlanetto, una grande prontezza di riflessi, una notevole lucidità. Ilenia Furlanetto alza il braccio in segno di giubilo per scaldare ulteriormente il pubblico, e ne ha ben donde, perché con questo 1-2 micidiale lei in un'amena ha dimezzato lo svantaggio biancorosso, che ora è sul 17-19, quindi soltanto due lunghezze di ritardo, quando siamo quasi all'ottavo minuto della ripresa qui al Palazzetto Cheope. Quarta giornata, Domenica Satta va ad infilzare in questo momento Nadia Ayelen Bordon con un colpo da maestra, questo va detto, colpo magistrale, veramente un gol che si insacca in maniera millimetrica, eludendo la pur esperta sorveglianza della guardiana Casa del Grandese, ex Erice, Erice perché lo ripetiamo per chi prima non avesse seguito. Lei si è allenata per tutta estate con la compagine siciliana, ma intanto Gaia Lusetti, centrale, proprio dalla sua posizione del campo preferita, va a rinvigorire le speranze biancorosse
di ottenere qualcosa, di ottenere un risultato utile da questa sfida. 18 a 20 da Elusetti, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto anche in varie altre occasioni, abilissima nell'arte oratoria, e dopo ve ne accorgerete, ho in parte spoilerato, come si dice in gergo moderno, quello che succederà dopo la partita, ma ne parliamo più tardi. Intanto Erice Basoglu, bella elevazione questa di Silvia Basoglu, anche lei esponente della scuola nuorese, che è un po' sparsa in giro per l'Italia, e in questo caso a Erice trova una sua efficace valorizzazione. 18 a 21 Silvia Basoglu, e ora la Casagrande Padana, vediamo, cerca Alessia Artoni ma è ben contrastata da Brunella Judica. Vediamo Alessia Artoni, la Casagrande Padana ci crede nonostante la sofferenza di questi ultimi minuti, specialmente dall'intervallo in avanti. È una Casagrande Padana che tiene attitudine, è una Casagrande Padana che ha carattere, al cospetto comunque di una Erice che col passare dei minuti sta consolidando sempre di più le proprie caratteristiche. Quindi è una sfida impegnativa per entrambe le formazioni, proprio per questo tutta da seguire qui su elevensports.com. Ancora in avanti Erice, quando qui ormai le tribune del Pallacheopi sono piene, buon segno questo per la pallamano in generale. Brunella Judica, tiro debole, Bordon non ha problemi, lancia Furlanetto, Furlanetto da questa Kimei Sausa Müller, che inventa un passaggio per Gaia Lusetti, alla mano calda, ma stavolta un po' troppo, ha scottato, diciamo, stavolta è scottata Gaia Lusetti, perché la sua conclusione pur pregevole va ad infrangersi sul palo a destra di Magdalena Berkic, l'estremo croato, in forza a Erice. 18-21 quando siamo al decimo minuto della ripresa, ancora 20 minuti di grande incertezza qui al Palazzetto Cheope, quando ricordiamo l'orario per testimoniare la diretta, sono le 19:29 minuti, e sottolineiamo anche la traversa di Silvia Basoglu. Ancora Erice in avanti, Domenica Satta, anche lei ex nuoro, viene fermata, viene bloccata da Ilenia Furlanetto, ma Erice ancora in avanti. Vediamo Satta, cerca di farsi largo tra le torri difensive biancorosse, non ci riesce perché la palla torna nelle mani della Padana. Bordona, lancio lungo molto rischioso, lo si capiva fin dalla sua esecuzione, per Simona Artoni. Simona Artoni purtroppo non ci arriva, molto riconoscibile Simona, l'abbiamo detto varie volte, per i suoi capelli nero inferno che sono una sua caratteristica premiante e fondamentale, oltre che ovviamente le doti tecniche, agonistiche e caratteriali che la contraddistinguono. In ogni caso Simona Artoni non è purtroppo arrivata a raccogliere il lancio di Nadia, e quindi Erice può tornare in avanti con Domenica Satta, che invece nella circostanza si dimostra più concreta, realizzando il quarto centro personale, che è anche il 22esimo per le trapanesi. 18-22, gli allenatori sono tutt'altro che tranquilli, lo vedete probabilmente nelle riprese che vengono fatte dal nostro operatore, sempre molto efficiente. Non è tranquillo Agazzani, ovviamente, che sente, il quale sente che la propria squadra potrebbe dare, potrebbe fare molto di più. Non è tranquillo neanche Gonzalez Gutierrez, ben conscio delle tante insidie che il duello ha tuttora ancora in serbo. Furlanetto per Gaia Lusetti, vediamo un gioco Lusetti Furlanetto, vediamo cosa porterà questo scambio. Sausa Müller, Lusetti centrale, non tira, passa da Artoni, Orlandi, Furlanetto cerca di farsi largo, cerca di servire Alessia Artoni, ci arriva prima Melina Cozzi, ma Cozzi subisce due minuti in questo momento, quindi ancora superiorità numerica per le biancorosse sul 18-22. Questo ci insegna che tutto è veramente ancora possibile. Seguiamo questa azione biancorossa prima di dare la parola a Giulia Dallari per un breve commento, per un breve intramuscolo di commentario. Vediamo Sausa Müller, Furlanetto. Si prende calma la Casagrande Padana, quasi come se non volesse buttare via un pallone che può risultare molto prezioso ai fini del risultato finale. Asia Crystal Mangone intanto è in campo, vediamo se la sua esperienza internazionale fa la differenza, in questo caso non ancora. Nadia Bordon
e Sauso Müller, nuovo Furlanetto a campo libero per servire a Toni, perfetta, perfetto il passaggio, un po' meno perfetta l'esecuzione perché Magdalena Berkic ci arriva non senza una certa dose di maestria. La bilancia sta pendendo verso Eric, quindi no, non ancora, non mi sento di dire che ci siano già degli sbilanciamenti, le lunghezze non sono irrecuperabili ed è ancora tutto da fare. Purtroppo mi sembra che la Casalgrande Padana si stia un po' perdendo, perché l'Erice non sta dimostrando un gioco inarrivabile o delle costruzioni eccessive come in questo caso. Spesso si parte dal palleggio uno contro uno, quindi nulla che sposti effettivamente la difesa o che crei dei buchi incolmabili. Bisogna rispondere insieme a questo momento di difficoltà, come dicevo prima, con un anglicismo, questo up and down deve vertere ora verso l'up, perché questa fase di down sta durando troppo. Anche ora la Casalgrande, per fortuna aveva trovato i 6 metri, stavo dicendo, ma di nuovo un intervento provvidenziale del portiere. Troppi i tiri sbagliati, perché sono state tante le soluzioni in cui le ragazze di casa si sono trovate davanti al portiere da sole, ma a causa di pali o proprio di interventi diretti dell'estremo difensore non sono riuscite a concretizzare effettivamente il loro tiro, e questo nell'economia di un gioco alla fine va a pesare. Comunque, quando iniziano a essere 4-5 i tiri sbagliati in pochi minuti davanti al portiere, vanno a pesare nell'economia del gioco, ma anche nell'umore. Come vediamo, le ragazze di casa si sono alzate, la difesa si è alzata. Bell'intervento di Nadia, che speriamo dia un po' di fiducia e permetta una ripartenza stoppata dall'intervento di coach Agazzani, che chiama un time out. Chiama time out, quindi noi ne approfittiamo per ricordare i prossimi appuntamenti di entrambe le squadre. La Casalgrande Padana sabato prossimo salirà in terra vicentina per affrontare le Guerriere Malo con fischio d'inizio alle ore 18, e poi, come vi avevamo detto prima, due gare fuori casa consecutive per la compagine ceramica, che sarà di scena lontano dal Cheope anche sabato 30 contro Mezzocolona. In questo caso la sfida in terra trentina inizierà alle ore 16:30. Il prossimo turno casalingo, quindi, della la squadra guidata da Marco Agazzani, è previsto quindi per sabato 6 novembre, quando, lo ripetiamo, qui al Cheope arriverà la Cassa Rurale Pontinia, ex squadra di Nadia Aielen Bordone e di Ilenia Furlanetto. Parlando invece di Erice tornerà in campo il 27 ottobre alle ore 17 per ospitare al Palacardella proprio la Cassa Rurale Pontinia. Invece il 30 ottobre dalle ore 15 ci sarà la sfida in trasferta sul campo lombardo del Leno, e poi il 6 novembre dalle ore 14:30 le Arpie saranno di nuovo impegnate sul parquet amico del Palacardella per sfidare l'attuale capolista Bressanone su Tirol. Quindi questo per quanto riguarda l'agenda. Invece l'attualità, questo per quanto riguarda il futuro, l'attualità dice invece che quando siamo quasi a metà del secondo tempo Erice ha un vantaggio di 5 lunghezze che purtroppo per gli amici e per la squadra di casa col passare dei minuti diventa sempre più rassicurante, nonostante il palo di Coppola che lascia ancora qualche speranza alla Padana che tuttavia butta via in questo momento la sfera. Quindi veramente, come diceva Giulia Dallari poc'anzi, insomma, ovviamente Erice squadra si forte, ma che in questa gara non ha dimostrato tutta questa netta superiorità nei confronti della Casalgrande Padana, una Padana che può purtroppo recriminare per i tanti errori, per le tante sviste, per le varie incertezze viste durante questa gara. Anche in questo caso c'è una notevole incertezza biancorossa che dà Bordone al gol messo a segno da Brunella Judica argentina. Sono 2 i centri per lei e 24 quelli delle ragazze trapanesi. Gonzalez Gutierrez, comunque, lo si vede dalla sua espressione facciale, non vede ancora la vittoria, non la vuole vedere, vuole sempre la massima intensità dalle proprie ragazze. Mangone intanto prova ad attaccare, questa volta dopo 2 tentativi falliti. Asia Crystal Mangone, l'azzurra della compagine casalgrandese, va a segno per un 19 a 24, pardon, che lascia ancora aperte le porte a un possibile risultato utile per la Casalgrande Padana. Allora, visto che siamo a metà del secondo tempo, è il momento di dirvi, di rivelarvi chi avremo ai nostri microfoni al termine di questo incontro. Ebbene, insomma, per quanto concerne Erice potremo sentire Alexandra
Ravaz, la ala appunto romena della formazione siciliana. Ravaz quindi ai nostri microfoni subito al termine della partita, mentre invece per la Casagrande Padana, come ho in parte anticipato poco fa, potrete ammirare l'arte oratoria che contraddistingue la centrale Gaia Lusetti, che ci darà la sua versione dei fatti, tanto per usare un termine giuridico, la sua analisi, la sua disamina dell'incontro. Intanto c'è Francesca Franco che finalmente, dopo tanto provare, realizza quel gol a cui lei tanto anelava, quindi 20 a 24, a favore però ovviamente ancora di Erice. Ancora moltissimi gli scenari possibili, quindi lo ripetiamo al termine della gara, non andate via perché avremo Alexandra. Ecco, ci siamo un attimo interrotti perché stavamo appunto seguendo questa azione della Ravaz che sarà, ecco, ai nostri microfoni al termine della gara. Quindi Ravaz e Gaia Lusetti per la Casagrande Padana. Ravaz comunque che non è andata a segno in questa occasione, ma Erice ha comunque potuto beneficiare di un angolo. Vediamo, cerca di farsi largo Satta, attivissima questa sera Satta, va detto. Gorbatiova va giù, non trova la via della rete ma va giù, e gli arbitri concedono la massima punizione a favore della AC Lifestyle Erice. E sarà Gorbatiova, se non andiamo errati, a provare la conclusione dai 7 metri. Intanto ci sono anche 2 minuti per Kimei Eilinshausen-Müller, questo complica ulteriormente i piani del padrone di casa. C'è un cambio in porta, esce Nadia Yelen Bordone, entra Valentina Bonaccini, guardiana di San Ruffino, frazione di Scandiano, a pochi chilometri qui da Casalgrande. Siamo sempre nel Reggiano. Gorbatiova va a realizzare comunque, nonostante l'intervento di Bonaccini, 3 su 4 dai rigori per Erice, e adesso si concretizza nuovamente il cambio in porta, anzi non subito perché ovviamente Agazzani vuole la donna in più in fase offensiva, vuole appunto giocare alla pari in fase offensiva, e quindi per il momento i portieri restano accomodati in panchina, la porta resta sguarnita. È uno schema che si fa quando si è in momentanea inferiorità numerica. Furlanetti intanto va a trovare il pertugio giusto per accorciare le distanze sul 21-25, e tra l'altro per lei sono 10 i gol personali questa sera. C'è questa sfida nella sfida tra Ilenia Furlanetto e Polina Gorbatiova per quanto riguarda la palma di migliore realizzatrice dell'incontro, una palma che al momento va assegnata a Ilenia Furlanetto, ma mancano ancora più di 10 minuti al termine di questo confronto, quando sono le 19 e 40 minuti qui al Palazzetto Cheope. Vediamo, qui abbiamo dirigenti che sghignazzano e hanno ben donde per ovviamente stemperare la tensione, ci mancherebbe altro, che ancora permane, che ancora persiste in questa sfida che ancora non ha definito il proprio epilogo. 21-25, e adesso vediamo Mangone in attacco per Lusetti. Lusetti perde palla, ma Casagrande Padana è ancora in avanti con Simona Artoni, e poi adesso, se segniamo, sentiamo che cosa ne pensa Giulia Dallari in questo momento, perché un gol sarebbe veramente di grandissima importanza in questa fase. Mangone non segna, ma viene contrastata, la palla ancora nelle mani della Casagrande Padana. Franco per Furlanetto, a sganciare per Mangone. Mangone prova il tiro, non va Magdalena Berkic, che però spedisce il pallone in angolo. Quasi in angolo, Furlanetto, Orlandi di nuovo per Mangone, prova, e Mangone va a segno, dimostrando grande completezza anche in questa occasione. Allora, che cosa deve fare la Casagrande Padana e cosa deve fare Erice anche per cercare di mantenere il vantaggio acquisito? Qual è la chiave di volta in questo momento? Interessante è stato l'approccio della partita di Asia Mangone, che dopo 2 tiri sbagliati si è però rifatta, come abbiamo visto in quest'ultima occasione, con un gol bello potente al centro della porta, impossibile da prendere. Intanto vediamo un super passaggio di Dodo Satta a cercare Antonella Coppola, di veramente bello, un bel passaggio. Vengono combinati anche 2 minuti. Queste inferiorità numeriche da entrambe le parti stanno condizionando l'andamento della gara, perché
permettono alla squadra avversaria comunque di prendere vantaggio sfruttando la superiorità numerica. E Polina, la numero 17, intanto non sbaglia, ha cambiato del tutto l'angolo di tiro, quindi spiazza completamente Bordon e segna il 26-22. La Casa Grande Padana punta a non giocare in realtà mai in inferiorità numerica, quindi fa uno scambio, esce il portiere a favore di una giocatrice di campo, ma i rischi di questo tipo di approccio sono come quello che abbiamo appena visto, quindi la possibilità per la squadra ospite di segnare a porta vuota. I vantaggi sono evidenti, quindi non affrontare un attacco in inferiorità numerica e cercare di confrontarsi alla pari in ogni azione. 27-22 quando mancano 10 minuti, non è una partita scritta, 5 gol non sono irrecuperabili appunto in questo lasso di tempo, però la Casa Grande Padana deve smettere di sprecare, come in questo caso, troppe incertezze, troppi passaggi che non arrivano a termine, alla fine purtroppo pesano. Intanto anche in questo caso vediamo un tiro fuori dallo specchio della porta, era stata buona l'intuizione di Kimei Sasa, ma a questo punto, in questo momento critico, è fondamentale mettere la palla in rete. Questo è quello che penso, mentre dalla parte dell'Erice devono continuare a costruire, non farsi prendere dalla fretta, non pensare di avere già vinto, girare la palla, creare un pertugio. E intanto vediamo la numero 17 che si va a conquistare un altro rigore, sono tanti i rigori assegnati proprio da sue incursioni personali e lei stessa si occuperà di batterlo. E attenzione, attenzione, esordisce Caterina Maria Mutti, esordio con la maglia della Casa Grande Padana, che avrà il compito, ecco, il giovane portiere di Castelnuovo Scrivia, provincia di Alessandria, avrà il compito di neutralizzare questo rigore, non ci riesce purtroppo per la Padana, perché Polina Gorbaziova questa sera è veramente in una delle tante serate di grazia che la contraddistinguono, 11 i suoi gol, tra cui anche questo rigore. Fin qui la formazione ospite ha sbagliato soltanto un tiro dai 7 metri, ma tutti gli altri invece sono andati a segno, un totale di 5 su 6 che a quanto pare, insomma, sta contribuendo a fare la differenza a favore delle Arpie di Gonzalez Gutierrez. Adesso Furlanetto prova, è un gran gol questo, molto astuto, molto ottima lettura del momento, però questo porta la Casa Grande Padana a 23, ma Erice è già là a 28 e il tempo comincia a stringere perché mancano soltanto poco più di 6 minuti, serve un gol urgentemente alla Padana, vediamo se Simone Artoni sarà in grado di realizzarlo, lo è, con 4 centri personali per lei, 24-28, ma il tempo stringe sempre di più ed è quindi questa l'emozione, l'occasione che dà questa partita, da seguire veramente fino in fondo anche questa volta, non lo facciamo per vantarci, ma ci eravamo rivelati i buoni profeti in merito alle sorti di questa gara. Ravaz e Lusetti, ripetiamo il termine della partita ai nostri microfoni per una disamina del confronto. Antonella Coppola va a tamponare quello che era in un momento di oggettiva tensione da parte di Erice, riportando le ragazze siciliane avanti di 5 sul 24-29 quando mancano poco più di 6 minuti e mezzo alla fine delle ostilità. Lusetti, Furlanetto, tribune piene anche per assistere al confronto, anche qui sta il Mangone, dopo un esordio dopo le prime fasi un po' difficoltose dal punto di vista realizzativo, ha trovato man mano le motivazioni, anche la spinta, l'efficacia giusta per smuovere le acque in fase offensiva, infatti lei ha già messo a segno 3 gol fin qui. 25-29, riepilogo rapido delle realizzazioni per Casagrande, 3 gol Mangone, 1 Sauso Müller, 1 Franco, 4 Simone Artoni, 1 Alessia Artoni, 3 Mariano Orlandi, 1 Lusetti e 11 Irenia Furlanetto. Sava Sandir e poi per Erice, 3 gol Brunella Iudica, 4 Coppola, 1 Vasoliu, 2 Cozzi, 1 Gugic, 3 Priolo, 4 Satta e 11 Gorbaziova. Per chi non ci avesse seguiti all'inizio del secondo tempo, ricordiamo il punteggio, il tabellone luminoso è stato risistemato, quindi il gol che nel primo tempo era stato tolto ad Erice è stato
riassegnato regolarmente dagli arbitri. Quindi il punteggio è questo, senza timore di smentito, il punteggio momentaneo 25 Padana, 29 AC Lifestyle Erice. Vi potremmo sembrare ripetitivi, ma lo diciamo, ripeto, a beneficio di chi magari si è un attimo assentato dopo il primo tempo e solo ora ha ripreso contatto con il palazzetto Keop di Casalgrande e con Eleven Sports. Quando sono le 19:48 minuti primi, tradizionalmente quando c'è questo orario vuol dire che è l'ora che volge al disio della partita che si gioca a Casalgrande. Ormai è ora di cena, anche se gli appassionati di pallamano ce ne danno qua, perché dopo ci sarà il confronto con protagonista la Modula di A2 maschile. Ma intanto seguiamo Erice che con questo gol potrebbe mettere in ghiaccio la partita. Beh, attenzione, è 2 minuti Ilenia Furlanetto per l'intervento su Antonella Coppola. Insomma, quanto vogliono dire, una tegola pesante, direi. Cosa ne dici, Giulia? Detto scontro tra Tritani, quello a cui abbiamo appena assistito, questi 2 minuti non ci volevano, perché bisogna recuperare questi 4 gol di svantaggio e farli in inferiorità numerica, oltretutto con questi 2 minuti combinati a quella che fino ad ora è stata la miglior realizzatrice della squadra di casa, non sono un bel segnale. Intanto segnaliamo l'ingresso in campo di Lorena Benincasa, una nostra conoscenza. Un po' di tutto il mondo della pallamano, e dall'altro canto vediamo una bella murata su Dodo Satta che ha permesso questa ripartenza, ma nulla di fatto. Mancano quasi 5 minuti, siamo in uno in meno, bisogna stare attenti a forzare queste soluzioni perché il tempo passa e le reti di vantaggio devono diminuire se vogliamo trovare un risultato utile al termine di questi 60 minuti. Ebbene sì, meno di 5 al termine, 25-29, in questo momento però dobbiamo correggerci, 25-30, perché Antonella Coppola, forse ulteriormente caricata dall'intervento che ha subito poco fa ad opera di Ilenia Furlanetto, ha realizzato il 30° punto. Attenzione, 5 gol di margine e meno di 5 minuti al termine. A questo punto, insomma, veramente Erice vede 3-4 di vittoria, lo possiamo dire, la AC Lifestyle Erice è vicinissima a raccogliere, a conquistare qui al palazzetto Cheope di Casalgrande quello che sarebbe il suo secondo successo stagionale ufficiale, 3 sul campo, ma soltanto 2 compreso questa eventuale vittoria sarebbero quelle valide. 25-30 con Erice addirittura in avanti. Adesso questa ultima azione vanificata dalle beniamine di casa sembra un po' un segno di resa. C'è un po' l'impressione che la formazione ceramica abbia mollato il gioco. Del resto, insomma, è anche abbastanza comprensibile dopo una gara vissuta così intensamente. Alexandra Ravaz, che tra poco verrà qui a raccontarci il suo primo gol di questa sera, ma un primo gol importantissimo perché va a rinforzare in maniera probabilmente definitiva quello che è il vantaggio di Erice. 19:51, ancora pochi minuti, ancora 3 minuti e mezzo e poi saremo in grado di comunicare il risultato definitivo dell'incontro, che a questo punto comunque lo possiamo dire sarà favorevole alle siciliane, che così rafforzano, anche se pur non avendo fornito una prova così, insomma, ineccepibile o perfetta, hanno comunque avuto quella freddezza, quella lucidità in più nei frangenti maggiormente delicati dell'incontro per andare a colpire nel segno e per fare la differenza, come stiamo vedendo qui sulle tavole del Cheope. Ravazzi intanto cerca ancora il pertugio vincente, ma questa volta Bordon ci arriva. 25-31, Asia Mangone gira la conclusione per Alessio Attoni, ma Burkic respinge bene. Ancora Casagrande Padana in attacco, vediamo se ci sarà modo comunque di rendere meno amara la sconfitta della compagine di Marco Agazzani. Mentre intanto chiedo a Giulia Dallari che cosa è mancato alla Casagrande Padana per vincere oggi o quantomeno pareggiare, e invece su quali aspetti, su quali argomentazioni, su quali circostanze Erice ha invece conquistato l'intera posta in palio. È mancato soprattutto nella seconda parte di questo secondo tempo freddezza, troppi tiri sbagliati
troppi passaggi imprecisi che quindi non hanno permesso poi di costruire delle situazioni vincenti, e anche ove costruite, sbagliare troppi tiri comporta alla fine della partita purtroppo avere dei rimpianti anche in termini di risultato. Vediamo un altro passaggio sbagliato che dà via ad un contropiede. Contropiede che è stato un'arma vincente, è stato un'arma vincente della squadra siciliana, e, come in questo caso, e nella seconda parte, come dicevo prima, della seconda tempo, dove si è un po' delineata quelli che sarebbero state effettivamente gli esiti finali, anche un bel gioco con il pivot. Antonella Coppola è stata chiamata in causa svariate volte, non solo da Satta ma anche da Benincasa, e purtroppo la difesa casalgrandese non è riuscita a reagire con i termini corretti. Intanto viene combinato un rosso ad Alessia Artoni, che aveva commesso artefice del fallo su Ravaz in contropiede, che dà modo a Basolu di trovarsi sui 7 metri contro Nadia Bordon per un ipotetico 33-25. Parata, bella parata di Bordon, che alla fine comunque è un bel segnale anche in questo caso, quando mancano meno di 2 minuti, non arrendersi, non essere sconfitta in partenza. Basolu, che in precedenza aveva ben figurato, provando addirittura con una girella non andata a buon fine. Intanto combinati 2 minuti dall'altra parte, e questo ha come segnale che la partita, per quanto purtroppo visto il risultato sia stata ormai delineata, non ha spento gli animi di entrambe le squadre. Felet contro Ilenia. Grazie Giulia, seguiamo quindi i rigori di Ilenia Furlanetto, ultime battute di questa gara 12, che in questo momento permetterebbe ad Ilenia di conquistare la palma simbolica a questo punto, ma comunque significativa, di miglior realizzatrice della sfida. 26 Casalgrande, 32 Acila, Style, Erice, tra poco Ravaz e Lusetti ai nostri microfoni per un commento, per capire dalle dirette protagoniste quelli che sono stati gli equilibri, gli assetti, le dinamiche di questo incontro che volge il termine qui a Palazzetto Keopi di Casalgrande, diretta su Eleven Sports come sempre. Ravaz, ancora il Ravaz va a realizzare un gol quasi in acrobazia, che rappresenta un po' in questa fase la ciliegina sulla torta delle affermazioni di Erice. 26-33, dobbiamo dirlo, va delineandosi una vittoria che nelle sue dimensioni probabilmente ammonisce in modo eccessivo le padrone di casa, ma va comunque detto che insomma il successo di Erice ci può stare nel complesso, nella economia generale della gara, come del resto Giulia diceva poc'anzi. Tra poco faremo il riepilogo di tutte le realizzatrici di oggi. 30 secondi al termine, applaude la sparuta ma comunque calorosa, comunque partecipe delegazione trapanese presente qui al Keope questa sera, applaude, ne ha tutto il motivo. Adesso Nadia Bordon si esibisce in una parata che speriamo per la Casalgrande padana sia almeno di buon auspicio in vista dell'impegno di sabato prossimo sul parquet delle guerriere Malo. Vediamo Furlanetto, gran gol, arriva un po' in ritardo purtroppo per le biancorosse, comunque 14 ed è lei la migliore realizzatrice. Quindi alle 19:56 minuti primi, Eleven Sports in diretta si conclude qui a Palazzetto Keope, la sfida tra Casalgrande padana e AC Lifestyle Erice, confronto valevole per la quarta giornata di Serie A1 Beretta di pallamano femminile. Ribadiamo, certifichiamo il risultato: AC Lifestyle Erice che si è imposta con il punteggio di 28-33. Ringraziamo Giulia Dallari per la consueta compagnia e per l'ottima presenza. Grazie Nicolò, buona serata a tutti, buona pallamano e ci vediamo il 6 novembre. Benissimo, grazie Giulia, alla prossima. Intanto noi riepiloghiamo mentre aspettiamo Gaia Lusetti e Alexandra Ravaz, riepiloghiamo le realizzatrici per Acila Lifestyle Erice, che adesso raccoglie l'applauso comunque del pubblico, anche dello sportivissimo pubblico di Casalgrande. 11 gol Polina Gorbaziova, 6 reti Antonella Coppola, 3 Brunella Iudica, 1 Silvia Basolu, 2 Melina Ximena Cozzi, 1 Anna Maria Gugic, 2 Alexandra Ravaz, 3 gol Chiara Priolo e 4 Domenica Satta. Nella Casalgrande padana invece 3 gol Asia Cristal Mangone, 1 gol Chimei Aileen Sausa Müller, 1 rete Francesca Franco,
14, ben 14 Lega Furlanetto, miglior realizzatrice del confronto, 4 reti Simona Artoni, 1 Alessia Artoni, 3 Marianna Orlandi e 1 Gaia Lusetti, che tra poco sentiremo. Gaia Lusetti la vedo già peraltro dirigersi verso la nostra postazione. Ora adesso prego l'operatore, ecco, di prepararsi a rivolgere il teleobiettivo verso il pannello che abbiamo appositamente strutturato per fare le interviste dopo gara. Ricordiamo, sono quasi le 20, non andate via perché abbiamo ancora una piccola ma significativa pendice, ecco, da sentire, da vedere. Un momento, qui dobbiamo, posso far così, bene, scusate ma qui è tutto, non inquadrare me, inquadra lì, scusate ma qui è tutto in diretta, veramente costruito sul momento, proprio tutto genuino. Ecco, Alexandra Ravaz e Gaia Lusetti che aspettiamo qui. Intanto ribadiamo la vittoria di Erice, che con questo successo sale a 5 punti, sopravanzando in graduatoria la Casalgrande Padana, che resta invece a 4. Erice di nuovo in campo il 27 ottobre contro Pontinia al Palacardella. Tanto il pubblico sfolla, sfolla in parte, ma vediamo se anche Alexandra Ravaz arriva qui. Intanto chi primo arriva noi intervistiamo, sentiamo Gaia, così avete modo di apprezzare le sue parole, che sono sicuramente molto più gradevoli e significative delle mie. Allora Gaia, buonasera, intanto grazie per essere qui con noi così, ecco, generosamente. Nessuna paura, ci mancherebbe altro, perché tanto a lei non serve fare domande, tanto parla lei tranquillamente perché ha un'altra oratoria straordinaria. Comunque, che cosa non ha funzionato questa sera, che cosa è mancato? Perché questa Casalgrande Padana ha dato l'impressione varie volte di essere sul punto di conquistare almeno un pareggio. Che cosa vi è mancato questa sera? Allora, la cosa che è mancata sicuramente è stata la freddezza nel tiro, nel senso che abbiamo sbagliato, io personalmente, 4 tiri e le mie compagne molti altri, e sicuramente quei tiri hanno fatto la differenza, perché perdere di 5 quando solo una persona ne sbaglia 4... la storia cambia, e quindi dovevamo essere più lucide e soprattutto avere un po' più di grinta, secondo me. Questo è una cosa che, su cui dobbiamo lavorare, che stasera ci è mancata, a differenza di quando abbiamo giocato contro Ferrara, che invece eravamo super cariche. Oggi secondo me non siamo state noi, tra virgolette. Ho capito. Questa sconfitta che cosa cambia dal punto di vista mentale, psicologico, in vista della imminente trasferta a Malo? Ma di sicuro è una doccia fredda, nel senso che in casa non abbiamo mai perso, e quindi perdere davanti al nostro pubblico dopo 2 anni che non venivano a vedere le nostre partite sicuramente è dura da reggere, però siamo qua per giocarcela e quindi ci tiriamo sulle maniche e continueremo a lavorare migliorando anche l'aspetto mentale, perché oggi a livello mentale ci abbiamo mollato. Ho capito. Ultima cosa per appunto quanto riguarda la trasferta contro Malo, chi o che cosa bisogna temere maggiormente delle prossime avversarie? Oddio, è una domanda difficile questa. Sicuramente hanno una bella squadra, onestamente non me la ricordo. E di solito video lo facciamo al venerdì, quindi va detto, certo, va bene, certo, certo, ci manca. Però per quanto riguarda noi, a parte che siamo tutte, perché nessuna si è infortunata, e poi non siamo in casa, è vero, ma dobbiamo farci rispettare, quindi vedremo. A posto Gaia, grazie mille, grazie mille, alla prossima, gentilissima Gaia Lusetti, centrale della Casalgrande Padana, sempre di grande varietà e di grande ricercatezza verbale. Io aspettavo qualcuno di Erice, ma adesso vediamo se ci sarà la possibilità. Alexandra Ravaz ci aveva promesso di raggiungerci qui alla nostra postazione, ma al momento non vedo nessuno, e adesso è anche difficile andare a chiamare qualcuno, però. O se viene anche Lorena ben in casa, io sono contento comunque. Abbiamo promesso Ravaz, ma non la vediamo collocata in questo momento, però se c'è Lorena ben in casa, ben volentieri, ecco, noi scambiamo due parole anche con lei. Ripetiamo, siamo in diretta al Palazzetto Cheope, 20 e 2 minuti,
20 e 2 minuti, aspettiamo un commento anche da parte di Eric. Abbiamo appena sentito Gaia Lusetti, centrale della formazione Casalgrande Padana, oggi sconfitta qui al Cheope per 28-33. Intervisteremo ancora Gaia senz'altro, perché la sua arte, la sua loquela è sicuramente molto ricercata e sempre significativa. Arriva Ravaz, Aleksandra Ravaz ai nostri microfoni, ecco, per una disamina da parte della formazione vincitrice, ecco, questa C Lifestyle Erice, che lo ribadiamo per chi si fosse messo in collegamento soltanto in questo istante, ha espugnato il palazzetto Cheope con il punteggio di 28-33. Allora, Aleksandra Ravaz, buonasera, congratulazioni. Innanzitutto, allora, quale è stato, possiamo dire, la principale carta vincente che oggi vi ha permesso di conquistare l'intera posta in palio? Non è stato facile. No, non è stata facile, perché siamo state per 2 settimane ferme e quindi è stato difficile un po' ricominciare a giocare, però questa sera la squadra è stata molto positiva e sempre con voglia di vincere. Anche nei momenti più difficili abbiamo dato il massimo e abbiamo sempre avuto voglia di dare quel poco in più per fare la differenza. Ho capito. Qualche limite questa sera, su quali, insomma, su quali possiamo anche dire circostanze dovete ancora migliorare per essere ancora più efficaci e ancora più incisivi? Sicuramente anche sui tiri al portiere, e anche giocare la palla di più, cioè non finalizzare subito, ma avere un po' di pazienza e cercare una soluzione migliore invece di cercare sempre quella soluzione più difficile con difensori addosso, quindi magari giocare un po' di più. Ho capito. La Casalgrande Padana come l'hai anche vista, possiamo dire come l'hai trovata, ecco, che tipo di, insomma, avversaria è stata per voi? L'ho trovata bene, molto grintose, anche loro comunque sono sempre state in partita, secondo me, sempre con la voglia di vincere, quindi non si sono abbattute, non hanno mollato nemmeno loro, fino agli ultimi secondi si è visto che si è giocata anche l'ultima palla. Ho capito. Ultima cosa, la prossima partita contro Pontinia, dico bene? Sì. Contro Pontinia. Che partita sarà e che cosa temi maggiormente delle prossime avversarie? Ecco, che cosa c'è da tenere maggiormente d'occhio? Allora, la prossima partita in campionato, diciamo, sarà col Pontinia. Anche loro hanno una squadra abbastanza nuova, quindi non possiamo fare, diciamo, non possiamo pensare a come è andata l'anno scorso. Non temo nulla, perché se la nostra squadra è in giornata e tutte le ragazze sono sullo stesso livello, con voglia di giocare, di vincere, penso che sarà una partita bella anche da vedere e da giocare. Perfetto, a posto ancora una volta, grazie mille Aleksandra Ravaz, grazie ancora e buon rientro ad Erice. Benissimo. Prego, allora bene, quindi noi avremmo in questo momento terminato quindi la nostra cronaca del confronto che è andato in scena questa sera, lo ripetiamo, a C Lifestyle Erice ha avuto la meglio contro la Casalgrande Padana qui alle ore 20.05, tra circa 40 minuti, lo ricordiamo, qui al Palazzetto Cheope, a due maschile, Modula Casalgrande contro Chiaravalle. Invece per quanto ci riguarda, per quanto riguarda le dirette della Casalgrande Padana di Serie A1 Beretta, l'appuntamento con noi è per il 6 novembre prossimo alle ore 18.30 per il confronto che opporrà le biancorosse a Pontinia. A tutti ancora una volta grazie mille, buona serata, a voi Milano!